teleselezione. Telefonate, duelli, spettacolo di voci e opinioni. Ideato e condotto da Luca Telese. In studio Luca Telese e Flavio Grasselli. Il gol dell'1-0, il gol che decide la partita e fa impazzire l'Olimpico. Buona la giocata di Strootman, partito sul filo del fuorigioco. Bravo anche l'Ivoriano ad anticipare Bonucci. Se ne discuteva di nuovo e molto dall'ottobre scorso, da quando la strage di migranti a Lampedusa aveva risvegliato l'attenzione della politica sul reato di clandestinità. Ora si fa un primo passo, il Senato elimina il reato di immigrazione clandestina e lo trasforma in illecito amministrativo. Questo vuol dire che chi per la prima volta entra irregolarmente nel nostro paese sarà espulso, ma non sarà sottoposto a procedimento penale, a meno che non sia recidivo e sia stato già destinatario di un decreto di espulsione o ordine di allontanamento. Alla riunione coi parlamentari le battute si sprecano, servono anche per stemperare il clima di tensione che comunque non sembra turbare troppo il segretario. Gianni Cuperlo si è dimesso da presidente dell'Assemblea dopo lo scontro con lui sulla riforma elettorale e Matteo Renzi ne ha prontamente accettato le dimissioni. Il rottamatore corre e non si volta indietro, con un serrato timing per le riforme che intende portare a casa. Ci vedremo ogni settimana, annuncia ai parlamentari. Se stresso, ditelo, scherza. Poi nel merito della riforma chiarisce: per me, se non si tocca il premio di maggioranza e il ballottaggio, fate quello che vi pare, vi presto pure la stanza. Intervistato da Porta a Porta, ai malumori interni, replica: ci ho messo un mese a portare tutto l'arco costituzionale a una riforma straordinaria e storica. Non è che ci si blocca per le dinamiche interne di corrente, eh? Cuperlo, che nella lettera di dimissioni si è detto allarmato per la concezione di partito di Renzi, ribadisce: c'è una differenza però tra dirigere e comandare. I veri leader dirigono. Scissione possibile? No, questo è il nostro partito, lo è stato, lo è e lo sarà. Iana Gagliardi, Sky TG24. La democrazia interna si realizza discutendo nelle sedi, in direzione è stata una discussione molto ampia, franca, è stata convocata una direzione nel giro di pochi giorni, si è discusso della posizione del partito sulla legge elettorale, sul confronto con le altre forze politiche, per cui insomma mi pare che la democrazia interna nel Partito Democratico è sicuramente praticata. C'è il rischio di scissione, secondo me? Assolutamente no, assolutamente no. La presidenza riserà la minoranza a un esponente della minoranza? Ma la presidenza viene decisa dall'Assemblea, quindi voteranno i membri dell'Assemblea quando sarà convocata l'Assemblea nazionale. C'è stata questa offerta che Renzi ha voluto fare, come è stato detto, segretario alla minoranza, in particolar modo a Cuperlo. Oggi c'è stata questa scelta di Cuperlo. Dimissioni dovute dopo il passaggio molto negativo ieri sera da parte del segretario del partito. Andremo avanti con maggiore determinazione di prima a dare il nostro contributo costruttivo al Partito Democratico, innanzitutto a migliorare un'ipotesi di legge elettorale che continua a scippare ai cittadini la possibilità di scegliere i parlamentari e la conferma nelle mani delle segreterie dei partiti. A portare tutto l'arco costituzionale a una riforma straordinaria e storica. Non è che se dentro il PD ci sono, come dire, dei mal di pancia, dai. I mal di pancia sono comprensibili e i miglioramenti sono comprensibili. Se uno è più bravo di me e trova un accordo migliore, che bello, io sono felice. Ma non è che ci si blocca per le dinamiche interne di corrente, eh? Berlusconi non voleva le preferenze, Forza Italia. Alfano che cosa ha chiesto? Ha chiesto: non facciamo la ripartizione circoscrizionale ma quella nazionale. Sulle regole non è che si gioca al gioco che decido io come decido io. Io avrei preferito avere le preferenze. Io vi avverto, o la finite con questa pagliacciata o vi divido. Vi sbatto uno per piano, uno per corsia. Chi è quella della padella? Lui! C'ha poco da sorridere lei. 630 di colesterolo, 3,2 di glicemia. Intanto quel sigaro, via! Un litro e tre quarti con soluzione B6 al 3%. Sortire de la relè. Non gioco più. Me ne vado. Non gioco più.
E allora adesso c'è un accordo elettorale che a Teleselezione commentiamo oggi per la prima volta, non solo perché sono stato male, ma perché mi fa star male questa idea di un presunto sistema spagnolo declinato all'italiana, l'italicum, che a mio parere sarebbe veramente devastante. Provateci a pensare, è un sistema che taglia fuori quasi tutti i partiti tranne i primi due, forse i primi tre, che pone uno sbarramento per chi non è coalizzato all'8%, che reintroduce in barba qualsiasi sentenza della Corte Costituzionale, niente meno che la lista bloccata. Ma come? Sono 3 anni che discutiamo del fatto che la gente dovrebbe potersi scegliere il nome e adesso mettono la lista bloccata di nuovo. È la stessa identica storia del Porcellum. Però dicono, no, ma la lista è corta, sono 3-4 nomi al massimo. Ma che cosa vuol dire che la lista è corta? Il problema è se puoi scegliere in quella lista. Se c'è Luca o Flavio, ma io non posso scegliere Luca o Flavio, vuol dire che il partito ha scelto che passerà prima Luca o prima Flavio, a seconda di chi è messo per primo in lista. E Flavio è solo una civetta che serve ad acchiappare qualche voto. Allora la domanda è come funziona questo sistema, o come funzionerebbe. Il partito sceglie come sempre gli eletti. Nel partito non si muove foglia che non voglia il capo, perché altrimenti non ti mette nella lista. Chi non è d'accordo con il capo nel partito rischia di non essere candidato o di essere messo in un posto sfigato. E soprattutto tutti i partiti che non sono d'accordo con il partito del capo non hanno possibilità di passare, perché lo sbarramento è così alto, l'8%, che non ci arriva nessuno. Dici, ma come è possibile? Bene, alle ultime elezioni Scelta Civica, che era uno dei partiti più sostenuti dai media, che era il partito del presidente del consiglio uscente, ha preso l'8%. E per prendere quell'8% ha dovuto raccogliere 2.800.000 voti circa. Allora la domanda che io faccio è, ma a prescindere dalle simpatie che uno può avere per questo o per quell'altro, ha senso che un partito che raccoglie quasi 3 milioni di voti resti fuori dal Parlamento? Secondo me no. E l'altra domanda che faccio è possibile che sia previsto un premio, perché questa legge lo prevede, del 18-20% per chi arriva al 35% dei consensi? Questo vorrebbe dire che otterrebbe in regalo la forza di, al 18%, stiamo parlando di una cosa enorme, qualcosa come 10 milioni di voti. Quindi da un lato chi raccoglie 3 milioni di voti non entra in Parlamento, dall'altro chi raggiunge il 35%, non si capisce perché, otterrebbe un premio di 10 milioni di voti. E non è finita qua, perché la cosa veramente incredibile è che questo sistema farebbe male soprattutto ai partiti vincenti, non ai piccoli o presunti piccoli o anche medio grandi che verrebbero esclusi. Sì, perché se questi partiti vincenti ottenessero tutti questi suffragi senza che dentro le proprie liste ci fosse democrazia o possibilità di scelta, sarebbe di nuovo una selezione al contrario, cioè quello che abbiamo sempre detto che andava evitato. E allora il Porcellum, o il Porcellum corretto, o il Pasticcellum come lo chiama Sartori, Pastrocchium, o il Pata Negra come lo chiamo io perché mi sembra un Porcellum in salsa spagnola, è una legge che spero sia modificata, perché così com'è stata siglata nel patto fra Renzi e Berlusconi, è una legge che produrrebbe solo dei danni. Bisogna cambiare le soglie, casomai,
alzare quella del premio, perché se vuoi vincere e devi rispettare la sentenza della Corte Costituzionale devi essere un po' più rappresentativo, e abbassare gli sbarramenti, perché forse un partito con 3 milioni di voti dentro il Parlamento ci dovrebbe entrare con le sue gambe e non per elemosina. Ma alla fine va detta anche una cosa su questo accordo fra Berlusconi e Renzi. Berlusconi in qualche modo è un genio. Ogni volta che abbraccia un leader del Partito Democratico o della sinistra lo frega, nel senso che ogni volta Berlusconi è magari ai margini del gioco e riesce a rientrare in gioco colpendo in qualche modo l'avversario che si ritrova in tilt. Ieri avete sentito la voce di Renzi nel riassunto che ne ha fatto Mirko in quell'agitata riunione con i parlamentari. Renzi avrebbe detto due cose: io in un mese solo ho chiuso un accordo mentre voi non siete riusciti a combinare nulla in 8 mesi, e l'altra: mio nonno era un venditore di maiali, quando uno dà la stretta di mano nella legge di mio nonno un accordo è fatto. Bene, lui ha dato la sua stretta di mano a Silvio Berlusconi, ma ho paura che siamo ancora nel campo dei maiali, dei porcelli, insomma di quegli inghippi che rendono più faticosa questa democrazia e che non avvicinano gli elettori agli eletti. Teleselezione oggi comincia da qua.